facendo? Sto guardando i quantitativi degli ingredienti per la ricetta di oggi. E quale sarebbe? La focaccia barese. Wow! Visto che state interagendo con noi nei commenti dei nostri video, ci sono arrivate delle richieste per alcune ricette, in particolare per la focaccia barese. E naturalmente, visto che è una cosa che abbiamo assaggiato, ci piace tantissimo e ce la ricordiamo ancora perché è golosissima, abbiamo deciso di farla con voi. Gli ingredienti per l'impasto sono farina zero, semola, olio extravergine di oliva, preferibilmente pugliese naturalmente, sale, zucchero e una patata. Per il condimento invece ci serviranno pomodori San Marzano, olive nere, origano e olio extravergine e cipolle. Allora, incominciamo ad impastare. Ho mischiato la farina di semola con la farina zero. Naturalmente, negli ingredienti che vi abbiamo detto prima, ci andrà anche dello lievito. In questo caso usiamo uno lievito secco. Per quanto riguarda la patata, l'abbiamo fatta bollire, poi l'abbiamo schiacciata e fatta raffreddare. Lo lievito che usiamo noi riporta le indicazioni della quantità in base alle ore di lievitazione. Metto 3 cucchiaini di lievito insieme alla farina. Do una prima miscelata a tutti gli ingredienti secchi. Aggiungo la patata, aggiungo l'olio, poi vado ad aggiungere lo zucchero che ho sciolto un po' in acqua. Ricordatevi di non mettere subito il sale, perché il sale non deve andare a contatto con lo lievito. Impastate un pochino e poi andate a metterlo successivamente. Adesso incomincio ad aggiungere l'acqua tiepida, poca per volta, l'aggiungo a più riprese. A questo punto vado ad aggiungere il sale che anche qua ho sciolto nell'acqua. Lo lasciamo impastare per almeno una decina di minuti. Ok, l'impasto è pronto, è diventato bello liscio e lucido come potete vedere. Adesso lo lascio riposare 10 minuti e poi andiamo a lavorare la mano. Ho inserito la pasta sul piano di lavoro, l'ho infarinata, mi sono cambiato per non sporcarmi tutto, sennò poi dopo la Ele mi sgrida. Adesso andiamo a lavorarla per dare forza alla pasta. Questo lo facciamo dandogli delle pieghe e adesso vi faccio vedere come si fa. Prendiamo la pasta, cerchiamo di allargarla leggermente sul piano, in questo modo. Nella prima fase andiamo ad aiutarci con un tarocco e la pieghiamo su se stessa, in questo modo, prima dai lati corti, poi di nuovo su se stessa, in questo modo. La giriamo e rifacciamo lo stesso procedimento, la allarghiamo leggermente. Ecco qua, mettiamo un po' di farina e andiamo di nuovo a rigirarla su se stessa. Ripetiamo questo passaggio per 3 volte. Come vedete, a ogni passaggio farete più fatica a stenderla ed allungarla. Questo vuol dire
che l'impasto sta prendendo forza. La prima serie di pieghe l'abbiamo fatte, adesso copriamo l'impasto, lo lasciamo riposare 10-15 minuti e poi ne facciamo un'altra serie. Ok ragazzi, adesso faccio l'ultimo giro di pieghe e poi mettiamo la pasta a lievitare. Il giro di pieghe l'ho finito. Adesso trasferisco l'impasto in una bowl che ho oliato precedentemente e lo lasciamo riposare una bella oretta. Allora, mentre aspettiamo che l'impasto lievita, andiamo a preparare i condimenti. Sono due perché faremo la focaccia barese classica e poi facciamo una focaccia con le cipolle. Per fare la focaccia barese classica ci vanno i pomodori che abbiamo già lavato e adesso Diego vi fa vedere come prepararli. Adesso andiamo a preparare i pomodori, ma mi sono documentato bene prima di come devono essere trattati. Sono andato a vedere come fanno la focaccia barese nel forno più famoso di Bari, dove hanno anche vinto dei premi sulla focaccia barese. E naturalmente, se capitate a Bari, andateci. Si chiama Panificio Fiore e fanno una focaccia barese veramente, veramente fantastica. Come vi abbiamo fatto vedere, non servono i pomodorini, ma i pomodori di San Marzano ben maturi. Devono essere tagliati a tocchi grossi e poi spremuti con le mani. Adesso guardate come si fa. Ok ragazzi, e adesso andiamo di mano, non abbiate paura di sporcarvi e schiacciamoli in questo modo. Dobbiamo quasi creare una passata, ma fatta con le mani, praticamente una cosa ignorantissima. Questa è la consistenza che si deve ottenere. Adesso andiamo a preparare le cipolle per la seconda focaccia. Non devono essere tagliate troppo fini perché sennò altrimenti in cottura poi brucierebbero. Noi per tagliare le cipolle usiamo la mandolina. Così almeno non piangi. Soprattutto. Chi non l'avesse, naturalmente, un coltello alla mano, tagliere e si mette lì e taglia, però a suo rischio e pericolo. Puoi farlo tu, Ere, con la mandolina? Forse è meglio di no, un po' per le dita. Ok ragazzi, cipolle pronte. Come vedete, tagliate sottili, ma non troppo. È passata un'ora, come vedete il nostro impasto è cresciuto e più che raddoppiato. Come potete vedere, questa è l'alveolatura che si è creata. Adesso andiamo a mettere l'impasto sul nostro piano di lavoro e lo dividiamo in due. Come vedete è un impasto molto molto morbido, molto molto arioso. Adesso lo divido all'incirca a metà. Mi aiuto con un tarocco
possibilmente in acciaio. Adesso con molta delicatezza andiamo a fare le nostre focacce. Iniziamo a preparare la focaccia barese classica, quindi con pomodori, olive e oregano. Andiamo a mettere nella nostra teglia dell'olio, abbondante olio, ragazzi, ungiamo tutta la base della nostra teglia, anche leggermente i bordi, in questo modo. Prelevo una porzione del nostro impasto, come vedete con delicatezza, l'appoggio al centro della teglia, andiamo ad allargarla con i polpastrelli e molto molto delicatamente. Non dovete preoccuparvi se l'impasto in questa fase non copre tutta la teglia e si ritira un po', perché adesso, dopo averlo condito, lo lasceremo di nuovo lievitare un paio di ore in teglia, quindi si distribuirà naturalmente su tutta la superficie. La focaccia barese non è una pizza. Il condimento deve essere messo rigorosamente sulla focaccia prima della lievitazione. Oliamo bene la nostra focaccia, anche in questo caso non lesinate con l'olio, e delicatamente andiamo a massaggiare tutta la superficie. Adesso prendiamo i pomodori che abbiamo schiacciato prima e andiamo a distribuirli sopra la focaccia. Mettiamo le olive nere, se trovate in giro olive pugliesi molto meglio. Non ce ne vanno tantissime, le distribuiamo un po' su tutta la focaccia. Ora mettiamo una bella spolverata di oregano selvatico e per ultimo gli diamo una bella salata. Allora ragazzi, a parte là dietro la Ele che si sta finendo il pomodoro che ho avanzato, è perlomeno buono? Sì, è buonissimo, ma se tu l'hai avanzato mica mi sono buttato. No, sicuramente no. Adesso preparo la seconda focaccia, quella con le cipolle. Anche la seconda focaccia è pronta, come vedete le ho messo le cipolle sopra, e anche lei adesso riposa due orette in modo che lieviti. Le focacce hanno lievitato, adesso incominciamo a accendere il forno in modo che arrivi a temperatura. Mettiamo il forno al massimo. Il forno è bello caldo e la focaccia è bella lievitata, e adesso andiamo a infornarla. La facciamo cuocere circa 18 minuti, comunque la controlliamo, e sarà cotta quando sarà bella dorata. È pronta, sì. È cotta ragazzi, adesso andiamo a sfornarla. Eccola qui ragazzi, bella fumante, bella colorita, via una sotto l'altra. Sfornata e sfornata, tolta dalla teglia anche, adesso andiamo al taglio. Qui ragazzi, guardate come fuma.
Io il mio pezzo ce l'ho. Io anche. La Ele anche. E ora assaggiamo com'è venuta. È buona. È buonissima, ragazzi. Sofficissima, gustosissima. Veramente, veramente tanto buona. L'impasto è ben lievitato, ci sono tutte le bolle d'aria, si vedono bene gli alveoli. Anche la seconda focaccia è cotta e adesso andiamo a toglierla. Cosa ve ne pare? Ele, stai guardando questa focaccia con un'aria... Vabbè, ma vedo l'ora di assaggiarla. Andiamo al taglio anche di questa. Allora ragazzi, la focaccia barese è buona, ma la focaccia con le cipolle, ne vogliamo parlare di quanto è buona? È deliziosa, bella salatina, morbida. È spettacolare. Ricetta finita, assaggio fatto, soddisfatti? Tantissimo! Pure! Allora, sono venute entrambe buonissime, belle croccanti sotto e nei bordi, morbide al centro, belle unte come devono essere e anche belle saporite. Provate a rifarla, qui sotto trovate tutte le indicazioni che vi servono, gli ingredienti e le dosi. Ma soprattutto fateci sapere come vi è venuta e se vi è piaciuta. A questo punto siamo giunti ai saluti e come sempre adesso la Ele vi ricorda che cosa dovete fare. Allora, seguiteci su YouTube, attivate la campanella, mettete like, lasciate tutti i commenti che volete. Naturalmente seguiteci anche su Facebook e su Instagram. Vi salutiamo ragazzi, ciao! Ciao.